Ciao a tutti amici di Solfatara News e grazie davvero per essere qui anche oggi. Ogni giorno siete sempre di più e questo ci dà la forza di continuare a raccontare ciò che accade nella nostra terra, ai Campi Flegrei. Grazie a chi ci segue, a chi commenta, a chi condivide i nostri video e un grazie speciale a chi ci sta sostenendo con le donazioni. Siete voi la nostra energia. Prima di cominciare vogliamo ricordare che chi desidera aiutarci nella raccolta fondi per l'acquisto del nuovo drone termico può farlo direttamente sulla piattaforma GoFundMe, dove abbiamo raggiunto già il 10% del traguardo. E per questo ringraziamo tutti i donatori. Ve lo diciamo chiaramente. È molto meglio donare lì che tramite YouTube, perché GoFundMe trattiene molte meno commissioni e questo ci permetterà di raggiungere prima il nostro obiettivo. Ogni contributo, piccolo o grande, ci avvicina a uno strumento che ci consentirà di fornirvi dati più precisi, indipendenti e incontestabili, per raccontarvi ciò che accade con la stessa tecnologia usata dagli enti ufficiali. Ma con una differenza: noi lo faremo in modo trasparente, davanti a tutti, senza filtri e senza silenzi. E adesso vi faccio una domanda. Vi siete mai chiesti perché, quando certi fatti vengono alla luce, improvvisamente tutto tace? Perché chi dovrebbe informare, spesso resta in silenzio. E perché quando qualcuno, come noi, porta prove, dati, immagini, allora i media voltano la faccia dall'altra parte. Già, perché oggi vi mostreremo immagini e dati che fanno riflettere. E soprattutto vi parleremo di un silenzio, quello dell'INGU e dei media, che comincia a diventare inaccettabile. Ma partiamo da ciò che abbiamo registrato oggi. Gli sciami sismici continuano come nei giorni scorsi. La fumarola di Pisciarelli è sempre più in pressione. I getti di vapore sono alti, continui e potenti. Secondo l'INGU, questi vapori non sono più termali, ma magmatici, segno che la temperatura nel sottosuolo è in aumento. Intorno alla fumarola abbiamo rilevato nuove emissioni, nuove fumarole in pressione e un suolo sempre più caldo. E nel cratere della Solfatara, precisamente nella zona di Bocca Grande, è evidente una forte fuoriuscita di vapore ad alta pressione, con attorno decine di piccole fumarole che si stanno aprendo giorno dopo giorno. Tutti segnali di un sistema vulcanico che si sta scaldando e muovendo. E fin qui i dati parlano da soli. Ma ciò che fa davvero riflettere è quello che non viene detto. L'INGV, da settimane, non rilascia aggiornamenti chiari. Nessuna nota, nessuna spiegazione diretta alla popolazione, nessun commento sul perché le fumarole aumentano e il terreno si riscalda. Silenzio totale. L'unico intervento che si è visto riguarda la strada di Via Antiniana, quella che ha cominciato a creare bolle sopra una fumarola. Secondo le analisi ufficiali, la temperatura sotto l'asfalto non supera i 55 gradi. Ma noi di Solfatara News siamo tornati lì, con la nostra termocamera calibrata, con strumenti precisi, e abbiamo filmato tutto. Risultato? 70 gradi sul manto stradale e oltre 90 gradi lateralmente, proprio dove il vapore fuoriesce. 90 gradi. Abbiamo i video, le foto, le misure. Le abbiamo pubblicate, le abbiamo condivise. E sapete cosa è successo? Niente. Silenzio. L'INGV non ha risposto, non ha ricontrollato. E i media, che la prima volta avevano rilanciato la notizia quando la strada si gonfiava, adesso non pubblicano più nulla. Nessuno parla del fatto che le nostre misurazioni smentiscono i dati ufficiali. Siamo passati dal Solfatara News denuncia le bolle sull'asfalto al meglio non parlarne più. E allora ci chiediamo, fino a che punto si può tacere la verità? Fino a che punto si può ignorare chi documenta con prove? Chi decide cosa la gente deve sapere e cosa no? Noi non ci stiamo. Solfatara News continuerà a mostrare ciò che accade, giorno dopo giorno, con trasparenza e rispetto per la popolazione. Non vogliamo creare paura, vogliamo creare consapevolezza. Ma per farlo ci servono strumenti seri, e per questo la nostra raccolta fondi su GoFundMe è ancora più importante che mai, perché con il nuovo drone termico potremo monitorare ogni variazione del suolo, ogni aumento di temperatura, ogni segnale di pressione. E soprattutto potremo farlo alla luce del sole, con la stessa precisione scientifica di chi oggi resta in silenzio. Perché la differenza tra noi e chi tace è semplice. Noi vogliamo che la gente sappia, che veda, che capisca. E allora lo diciamo a voce alta. Basta silenzi, basta mezze verità. I cittadini meritano informazioni chiare, non rassicurazioni di facciata. I Campi Flegrei meritano rispetto. E noi continueremo a raccontare tutto, fino all'ultima immagine, fino all'ultimo dato.
Solfatara News, la voce libera dei Campi Flegrei, la voce che non si spegne.